Io apro il tam tam della disperazione e della sfiducia. Si fa strada sui social. Anche in Veneto non mancano i gestori di esercizi pubblici che domani vogliono tenere il locale aperto. Anche se le regole della fascia arancione permettono solo asporto e consegna. Dalla prefettura di Verona parte l'avvertimento: non lasceremo spazio a iniziative che sovvertono le misure restrittive. Abbiamo. Disposto delle misure di controllo sui social per monitorare le adesioni a livello provinciale a questa iniziativa di protesta, e ricordiamo sempre che ci sono delle sanzioni, sono delle sanzioni pesanti a carico sia degli operatori economici che degli stessi avventori nel caso di violazioni e violazioni gravi alle normative anti-Covid. Le associazioni di categoria intanto ribadiscono: aprire contro le regole metterebbe a rischio l'intera categoria a sanzioni amministrative e anche di natura penale non è questa la strada. Ma servono regole chiare e tempestive. Il problema è che siamo sempre appesi eh, a, al giorno prima del DPCM, di qualcuno che parli e che ci dica co cosa potremmo fare. Io porto ad esempio la Francia che già a fine ottobre sapeva che non avrebbe riaperto prima del 20 di, di gennaio, ma gliel'hanno detto e, e uno alla fine si, si mette in pace con se stesso. Però eh, se ci fosse della chiarezza sarebbe molto più semplice.